Salve ragazzi e bentornati sul mio canale. La truffa su telefonini o PC oggi è all'ordine del giorno. Forse pochi di voi lo sanno, ma un file audio e una foto possono essere modificati tanto da contenere dentro un virus o malware. E quale metodo più efficace che inviare un file audio, un video o una foto tramite WhatsApp, così da creare una porta nel vostro telefonino? Potrebbe non capitarvi mai, ma io vi avverto, quando ricevete un file multimediale, foto, audio o video su WhatsApp, il vostro telefonino le scarica automaticamente in memoria perché le impostazioni predefinite dell'app di messaggistica in questione fanno sì che una volta sulla rete Wi-Fi i file multimediali vengono scaricati senza il vostro consenso, automaticamente. E così potrebbe crearsi il cosiddetto cavallo di Troia. Noi cosa facciamo adesso? Andiamo semplicemente a disattivare il download automatico dei file multimediali sul vostro telefonino. Quindi, sigla! Ripeto, potrebbe non capitarvi mai, ma non sia mai un numero sconosciuto vi invia qualcosa e ve lo salva automaticamente senza il vostro consenso. Andiamo a disattivare questo download automatico. Prendiamo il nostro telefonino. Apriamo ovviamente WhatsApp, ci rechiamo in alto a destra sui tre puntini, poi su Impostazioni, scorriamo la pagina verso il basso fino a trovare Archivio, dove eccolo qui, Archiviazione e Dati, Utilizzo rete, Download automatico. Pigiamo su Archiviazione e Dati. Qui potete vedere lo spazio occupato dai file multimediali, l'utilizzo dei dati, la qualità del caricamento dei file multimediali e in basso, nell'ultima sezione, download automatico media. I messaggi vocali vengono sempre scaricati automaticamente. Ahimè, i messaggi vocali vengono scaricati automaticamente, ma quelli sono propri di WhatsApp, li crei tramite WhatsApp, quindi non dovrebbe esserci pericolo. Andiamo a disattivare il download automatico per foto e video. Ed anche audio, per esempio una canzone inviata tramite WhatsApp. Ecco qui abbiamo la sezione quando utilizzi la rete mobile, ovvero quando utilizzi internet proprio del telefonino, quello con le freccette, il 4G, 5G. Clicchiamoci sopra e potete vedere quando utilizzi la rete mobile quali file deve scaricare automaticamente. Voi togliete la spunta a tutto quanto. Io avevo foto. Tolgo tutto, quindi vado su OK e compare la dicitura nessun media. Adesso, quando ti connetti tramite Wi-Fi, cliccateci sopra. Quando ti connetti tramite Wi-Fi, per esempio a casa, quando torni a casa, cosa vuoi scaricare automaticamente? Niente, né foto, né audio, né video, né documenti. OK, e compare anche qui la dicitura nessun media. Infine c'è la sezione quando sei in roaming, per esempio quando sei all'estero, cosa vuoi scaricare? Niente, togliete tutte le spunte anche qui, così da avere su tutte e tre le sezioni nessun media, nessun media, nessun media. Adesso non c'è il download automatico di nessun media su WhatsApp. Questo cosa vuol dire? Che adesso quando riceviamo un media, un file, una foto, un video, una musica, dobbiamo andare a pigiare noi sopra e a scaricarlo di nostra spontanea volontà, quindi non automaticamente senza il nostro consenso, ma vi faccio vedere con una foto. Rieccoci sul nostro telefonino, io ho inviato una foto al mio contatto dove ho disabilitato tutti i download automatici. Vado ad aprire WhatsApp, vado ad aprire il contatto e come vedete si vede la foto un po' sfocata, ma voi per scaricarla nella memoria del telefonino e vederla dovete pigiare qui sul simboletto dove vi dice la grandezza del file e la freccetta verso il basso che sta ad indicare il download. Adesso io, se mi fido del contatto, e mi fido perché sono io con un altro contatto, faccio così. Ecco, ho pigiato, si vede la foto, la posso aprire e si è salvata nella memoria del mio telefonino.
ma se non conosco quel contatto e non sono sicuro, posso non cliccare sulla foto, quindi non lo scarico ed evito possibili problematiche. Vi ricordo che questo metodo può essere utile anche per non occupare la memoria, tutta la memoria del telefonino, quando siete iscritti a quei gruppi che inviano sempre foto, video, audio, ed è un ottimo modo per risparmiare spazio. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, mettete un mi piace, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!